Uomini e donne, che succede tra Sara Affifella e Nicolò Fabbrica e Maretta? Arrivano strani indizi. Che succede tra Sara Affifella e Nicolò Fabbrica e Maretta? Arrivano strani indizi. Sara Affifella, come ben sapete, ha chiesto a Nicolò Fabbri, conosciuto questa estate durante la sua esperienza a Temptation Island, di andarla a corteggiare a Uomini e Donne, ricordando il bel feeling instauratosi durante il reality mai sfociato in qualcosa di concreto a causa del fatto che all'epoca lei era ancora impegnata con Nicola Panico. Tra i due sembravano esserci delle belle affinità, ma ultimamente sembra si sia spezzato qualcosa e le nostre talpine molto attente ci hanno inviato degli indizi, che ci fanno pensare. Nell'ultima registrazione Nicolò è stato preso di mira dalla tronista, che ha dichiarato di avere dei forti dubbi nei suoi confronti per la mancanza di reazioni vedendola baciarsi con Lorenzo Riccardi prima e andarsi poi a riprendere Luigi Mastroianni, che proprio a causa di quel bacio se n'era andato. Cosa è successo dopo? A quanto pare nulla di buono, visto le parole spese da un'amica di Nicolò e altre da una sua pagina fan, giudicate voi stessi. Clicca sulle immagini qui sotto per ingrandirle. In ordine vediamo l'amica di Nicolò, che lo conforta perché un like di lui ad una presa in giro verso la Santa Sara è un messaggio della fanpage di lui che determina quasi rassegnazione. Perché tanto pessimismo? Se a questo ci aggiungiamo che il bel romano è improvvisamente diventato quasi inattivo sui social, ci sorge il dubbio che qualcosa con Sara deve essere andato storto. Gli scenari sono due: o lei non l'ha portato in esterna e lui c'è rimasto davvero male, o hanno litigato di brutto. Cosa sarà successo quindi? La situazione sarà recuperabile? Voi che ne pensate?